Novecento inaugura lo spazio dedicato alla collezione permanente di Parco. L'esposizione riguarda una parte delle raccolte di opere d'arte del Novecento, di proprietà del Museo d'Arte Cittadino. Ai nostri microfoni, Angelo Crosato. Ci sono delle opere, soprattutto delle collezioni, particolarmente significative ed importanti. È accolta la collezione Zacchi Ruini. Collezione Zacchi Ruini, formata dall'ingegner Ruini, formata durante la sua vita di ingegnere elettronico. Quindi un personaggio che con l'arte apparentemente aveva poco da che fare. Comunque nella sua vita seppe raccogliere una esemplificazione di tutta la produzione, di gran parte della produzione artistica di cui lui veniva in contatto, acquisendo per suo gusto, per sua scelta e per suo studio anche, una serie significativa di opere. Abbiamo avuto la fortuna di acquisire questa collezione grazie a un consistente contributo anche della regione Friuli Venezia Giulia. Sono 41 pezzi, sono 31 autori qui. Addirittura in certi cataloghi, sono anche esposti alcuni, c'è la dedica dell'autore. Mucchi prende probabilmente l'ingegnere Ruini, acquista un'opera, acquista un catalogo, Mucchi gli fa la dedica, cioè lui andava in cerca proprio di personaggi per conoscere la produzione, conoscere dal vivo, e lo faceva per proprio gusto personale, in maniera approfondita veramente. E questa è la collezione appunto Ruini, che introduce la Galleria d'Arte Moderna del Comune di Pordenone, opere diciamo dagli anni 20 fino agli anni 70.